Bene, prova micro. Prova 1, 2, 3, prova. Quanta soddisfazione allora per la conclusione di questa cosa? Molta, perché è stata una cosa sofferta, faticata, una passione, non un investimento, per cui per tutti questi motivi sono molto contento. In conferenza ha detto che si parla di ponti, ma in realtà si parla di un gruppo di persone che segue ponti e riesce a poi contribuire. Sì, in realtà io vivo all'estero, per cui ho già programmato di passare del tempo a Varese, però non ho né le capacità tecniche del tempo per potermi dedicare interamente alla pallacanestro. Per cui sicuramente ci sarà, come abbiamo annunciato, Dodo Rusconi, che riprenderà un po' tutta la supervisione. Per il momento terremo tutti il team di allenatori e collaboratori che esistono, con un'unica condizione, che abbiano lo stesso entusiasmo che abbiamo noi per il nostro progetto. Come diciamo consulenti esterni direi, e naturalmente avremo Aldo Ossola, Fabio Colombo, Fabio Tedeschi, però insomma la realtà è che la struttura del settore giovanile della pallacanestro varese di oggi è quella che continuerà con noi. Quali sono i prossimi obiettivi? Prima di tutto fare una visione e capire cos'è oggi il settore giovanile. Da quello che ci dicono tutti, il livello è buono ma non è eccellente, nel senso che ci sono tutta una serie di ragazzi di buona volontà, persone per bene, buoni giocatori, ma quando poi si parla di prospetti per la Serie A, ed è la prova nella squadra che si sta facendo quest'anno, di ragazzi di Varese al settore giovanile non ce ne sono. Per cui l'obiettivo è triplice, con i ragazzi che ci sono, con i ragazzi che prenderemo in Italia e con i ragazzi più giovani che prenderemo dall'estero per permettere a questi ragazzi di diventare italiani, dal punto di vista cestistico, di arrivare, io direi, ad avere almeno un giocatore da Serie A all'anno. Ci vorranno 4-5 anni, immagino. Un apporto importante anche a livello economico, 200.000 euro garantiti per le prossime due stagioni. Sì, questo è il minimo, nel senso che abbiamo già detto che in realtà il budget è 250. Facciamo conto su un minimo di 50.000 generato dalle attività proprie. 200.000 sono quelli che garantisco io e poi, come tutti, andremo a caccia di altri sponsor, di altre attività. Qualora dovessimo acquistare adesso acquistare non è un termine appropriato visto del giovanile, ma dovessimo investire dei soldi sui cartellini o sui diritti di ragazzi per il settore giovanile, al di là di quello che è oggi il budget, o troviamo degli altri sponsor o troveremo il modo, magari aiutandoci anche con l'altra piccola società che abbiamo che si chiama BIV, di fare degli investimenti.